Emma Marrone e Lisa ai ferri corti, perché hanno litigato. Elisa ha litigato con Emma, il motivo. E lo scoop del giorno, lanciato dal settimanale Oggi, Emma Marrone e Elisa avrebbero avuto uno screzio durante le ultime ore, cosa che avrebbe portato le due cantanti ad allontanarsi. Sulle pagine della nota rivista di gossip viene infatti spiegato che a Roma ultimamente girerebbe voce che si sia rotto l'idilliaco rapporto tra Emma e Elisa. Precisamente, l'articolo firmato da Alberto Dandolo recita in questo modo. Tra le cantanti, da sempre grandi amiche, ci sarebbe stata un'incomprensione in ambito professionale. Ma cosa è accaduto realmente? È rottura definitiva o tornerà presto il sereno come sperano i loro fan? Insomma, il motivo del litigio sembrerebbe essere esclusivamente lavorativo, nessun gossip all'orizzonte quindi, tantomeno un uomo che ha portato le due grandi amiche a contenderselo. Ma cosa sarà successo di così eclatante? La Marrone starebbe in questo periodo ultimando il suo nuovo album, che è in fase di scrittura sin dai tempi di Amici 16, insomma, che è forse un brano scomodo rivolto proprio all'ex coach dei Blu, oppure che è stata anche un'involontaria violazione del copyright. Finora dai loro profili Instagram tutto tace, come se niente fosse accaduto. Emma Marrone e Elisa non sono più amiche, cosa è successo? Eppure fino a qualche giorno fa tutto questo sembrava fantascienza, Emma infatti aveva addirittura partecipato al concerto di Elisa all'Arena di Verona e aveva mostrato il suo affetto per l'amica caricando sul suo profilo Instagram una foto mentre era ritratta all'arena, e scrivendo nella didascalia delle dolci parole rivolte a Elisa. Inoltre, la settimana scorsa in occasione dei 20 anni della sua carriera, la coach di Amici dei Blu aveva presentato il suo nuovo singolo Ogni istante, concepito come una sorta di lettera di ringraziamento per i suoi fan. Anche in quell'occasione Emma Marrone aveva postato la cover del brano sui suoi social e sotto aveva dichiarato, da sempre, per sempre. Insomma, cosa è accaduto di così grave tanto da rovinare questa bella amicizia? Tuttavia, se il motivo del litigio è veramente legato all'ambito professionale, siamo sicuri che le due amiche presto ritorneranno ad avere il legame speciale che le ha sempre contraddistinte. Elisa sta attualmente promuovendo il suo album con un tour tutto sold out in giro per l'Italia. Mentre Emma, come già ricordato, è pronta per il lancio del suo nuovo progetto discografico. Ancora non è sicura infine la loro partecipazione al talent di Amici nel ruolo di coach, anche se la loro coppia è sempre funzionata televisivamente parlando.